Miscola Terme, concorso nazionale di bellezza del Parco Termale del Garda, iniziato nel mese di maggio con selezioni esterne in alcune regioni del nord Italia. Sabato 22 luglio ha definito le prime tre ragazze che approderanno alla finale del 22 ottobre a Dogana Veneta di Lazzise, dove la nuova regina si aggiudicherà il premio di 10.000 euro. Vincere questo concorso per me è stata un'esperienza unica e rappresentare questo parco magnifico è davvero bellissimo e offre molte opportunità di lavoro. Devo dire che in un anno ho fatto molti servizi fotografici di varie sezioni, di argomenti, comunque di beauty, di abbigliamento, quindi è stato davvero wow. E come si può ben vedere è bello d'estate, d'inverno, qui si può venire con la famiglia, con gli amici ed è bellissimo. Alle selezioni hanno partecipato 15 ragazze alla ricerca del podio per accedere direttamente alla finale. Le tre vincitrici, Claudia Cavaliere, Marta Fenaroli e Elena Izzo, si disputeranno il titolo della più bella di Villa dei Cedri assieme alle vincitrici della seconda selezione che si terrà sempre nel parco sabato 19 agosto e alle altre vincitrici delle selezioni regionali che si stanno tenendo in Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Toscana, Veneto e anche nel Canton Ticino. Le Terme di Colà sono una perla nel territorio del Lago di Garda. Il concorso dà un ulteriore pregio a questa perla con un avvenimento che ormai è diventato di carattere nazionale e che tutti aspettano da un anno all'altro. Per noi della giuria non è semplice scegliere le ragazze a questo concorso perché sono tutte belle, però noi cerchiamo sempre di guardare non solo all'aspetto fisico ma anche ad un aspetto comunicativo, perché la ragazza vincitrice dovrà poi rappresentare il parco nel mondo. Il concorso nazionale, giunto alla sesta edizione, è organizzato dalla Promo Benacus Produzioni per conto della direzione del parco e si pregia del patrocinio del comune di Lazzise. Voglio ringraziare tutto lo staff, è la prima volta che partecipo a questo concorso, le ragazze che ho conosciuto appena adesso e mia mamma che è qua a vedermi.